Buonasera a tutti. Oggi una bellissima notizia, un giorno di festa è Santo Stefano, perché poco fa ho ricevuto una telefonata dallo staff del presidente della regione siciliana, l'onorevole Nello Musumeci, nonché dall'assessore Scavone, i quali mi comunicavano che il nostro progetto sui parchi giochi inclusivi è stato finanziato. Cioè, un annetto fa noi abbiamo presentato un progetto per dotare il parco Robinson di nuove giostre che possono servire sia i bambini normodotati che i diversamente abili. E abbiamo creduto in questo progetto, lo abbiamo presentato e fortunatamente è stato finanziato. Quindi è una bellissima notizia che ci rende oltremodo felici e contenti, e che va ad aggiungersi alla notizia data qualche settimana fa sull'esproprio di un'altra villa di Piazza Toronto, nella quale nel 2021 collocheremo degli attrezzi per fare palestra all'aria aperta, nonché nella stessa villa individueremo e metteremo una zona a norma per sgambettamento per cani. Quindi questa notizia di oggi mi rende veramente felice, perché andremo a colmare una lacuna di Delia, perché non c'erano parchi idonei per i bambini diversamente abili. Quindi mi rende felice, ho ringraziato il presidente della regione e ve lo volevo comunicare a dimostrazione del fatto che l'amministrazione bancaria lavora sempre, giornalmente, 365 giorni all'anno, anche nei giorni di festa, perché i cittadini si servono così, si servono con impegni, e non si vede mai né giorno né notte né mattina né sera, perché è un impegno costante a servizio della collettività. Quindi andiamo avanti con la testa alta, nel rispetto sempre del paese di Delia, che vogliamo, che amiamo e che vogliamo migliorare e far progredire. Buon Santo Stefano a tutti!